Grazie Presidente. La Commissione Commercio ha trattato diverse volte il tema dell'impatto delle opere di mobilità sul commercio di Roma Capitale. Sicuramente ci sono situazioni che prescindono dall'impatto del PUMS e delle altre discipline sul commercio, perché il commercio vive una crisi generale dovuta a tanti fattori. E noi riteniamo che l'intervento su una singola via di Roma Capitale, senza guardare nel complesso, insomma, l'impatto e le misure che si possono intraprendere, sia veramente limitato e non assentibile. Per questo motivo ci asterremo dal votare questa mozione, ma siamo disponibili al dialogo, come abbiamo fatto sempre con le associazioni di categoria, sia lato commercio che lato mobilità, per trovare delle misure di compensazione che possano venire incontro a quello che però è una misura che riteniamo fondamentale, no, per tutti i cittadini. Quindi la tutela della salute dei cittadini è un principio costituzionale primo che non si può rinunciare. Però il commercio è una sicuramente importante attrattiva, un'importante parte della nostra vita ed è fonte di lavoro non solo per gli operatori, ma per tutti coloro che sono collocati in queste attività commerciali. Per questo motivo abbiamo proposto in questi incontri anche delle idee, come ad esempio il voucher che alcune attività potrebbero avere per alcuni clienti affezionati o per i trasportatori per l'accesso al centro storico. Questo stiamo cercando di valutare con la Commissione Mobilità, con gli assessori competenti e questo insieme alle opposizioni potrà essere, diciamo, un elemento di discussione nelle commissioni competenti. La strada non è riaprire la ZTL, la strada è trovare delle misure di compensazione per il commercio che permettano di vivere un centro storico come fonte di lavoro per le attività commerciali, ma che sia vissuto in maniera sostenibile da tutti i cittadini. Grazie.